Ciao a tutti, oggi per la nostra rubrica Rassoda i tuoi glutei a manetta con salute in movimento, vediamo come possiamo allenarci con gli affondi. Diverse volte abbiamo detto che gli affondi e gli squat sono tra gli esercizi più efficaci in assoluto per rassodare i glutei e le gambe e quindi oggi ci focalizziamo sulle varianti, su alcune varianti che si possono fare a casa con gli affondi. Allora, prima di tutto vedremo degli affondi statici dove ci occuperemo di tenere bene, di imparare a tenere bene la posizione, quindi una gamba avanti, una gamba dietro, il tallone della gamba dietro rimane sollevato da terra bene proprio per promuovere una precontrazione del gluteo di riferimento, del gluteo corrispondente. Abbiamo la schiena possibilmente il più possibile dritta fino in fondo, fino anche alla lombare, con un risucchiamento dell'ombelico verso la colonna vertebrale, quindi partiamo già in precontrazione dell'addome. Dopodiché andiamo a scendere con il busto verticalmente verso il basso, facendo una serie di angoli di 90 gradi tra flessione d'anca e flessione dell'articolazione del ginocchio. Con ripetizioni che sono variabili a seconda di quanto siamo allenati. In questo caso direi con gli affondi statici di iniziare con 10 ripetizioni piuttosto lente proprio per sentire, per consapevolizzare la posizione per poi poter arrivare anche a 20 ripetizioni. Questi affondi hanno anche una variante, quando affondo posso anche andare poi in fase di ritorno in posizione di partenza dall'affondo, posso anche andare a sollevare da terra la gamba che stava dietro e quindi fletterla verso l'alto, andando quindi a caricare di più il lavoro sulla gamba d'appoggio, quindi sul gluteo. Vediamo poi degli affondi sempre, tra virgolette normali, se cioè senza l'utilizzo di particolari attrezzi, camminati, però camminando, quindi andando a fare delle piccole passeggiate all'interno dell'ambiente in cui vi trovate. In questo caso vi serve un po' di spazio per poter avere la possibilità di muovervi. Questi affondi li potete fare sia senza pesi, sia con dei pesetti in mano, con un peso che può variare da 1 kg, 2 kg, 3 kg a seconda di quanto vi sentite di essere allenati. Naturalmente in questo caso la difficoltà aumentata dal fatto che ci si muove, aumentata dal fatto che si tengono dei pesi in mano e quindi bisogna cercare di tenere il più possibile le spalle basse e rilassate per non contrarle troppo. Altra variante è quella degli affondi utilizzando lo step. Se non avete lo step potete usare uno scalino o comunque un qualcosa che sia abbastanza stabile, che rappresenti un piano di appoggio un pochino più alto rispetto al pavimento per creare un dislivello. E un esercizio è quello di fare l'affondo mettendo la gamba avanti sullo step o sullo scalino e quindi fare l'affondo sempre statico. L'altra possibilità è quella al contrario di dare le spalle allo step o allo scalino e di mettere la gamba che sta invece dietro, cioè il piede d'appoggio che sta dietro sullo step, facendo sempre il movimento dell'affondo che conosciamo. Una variante interessante può essere questa: utilizzare un asciugamano, comunque una pattina o un tessuto che possa aiutare il piede a scivolare bene su un pavimento che naturalmente deve essere del marmo, comunque un pavimento sufficientemente scivoloso, e fare un affondo all'indietro in questo modo. L'affondo può essere anche fatto lateralmente, quindi con una variante interessante lateralmente. È molto importante in questo caso tenere la schiena in una posizione diagonale il più possibile dritta
e quindi come sempre tenere precontratto l'addome, quindi risucchiare l'ombelico verso l'interno. E con questo è tutto e vi rimandiamo alla prossima puntata di Glutei Super in Forma con Salute in Movimento. Ciao!